E adesso vorrei presentarvi una donna molto speciale che vi parlerà di problemi molto seri. Rosa Cambria. Buongiorno a tutti. Sono già intervenuta stamani perché oggi non tutti lo sanno, ma è il Blue Day, la giornata degli autistici. Io ho un figlio meraviglioso di 21 anni autistico, un ragazzo splendido. Perché sono intervenuta stamani in comune, in sala di rappresentanza? Perché ho visto in pratica la rappresentanza del PD che si stavano facendo i loro salame lecchi. Siamo bravi, Bugliani è bravo, Rossi è bravo, Mattarella è bravo, sono tutti bravi, gli autistici hanno progetti meravigliosi, questo e quell'altro. Sono voluta intervenire perché a me non risulta niente di tutto quello che è stato detto, perché purtroppo lo vivo. Io per ottenere le ore di sostegno per mio figlio sono dovuta ricorrere a fare causa legale e ricorrere alle Iene. Ma a voi vi sembra giusto? A me no. Punto numero due. Quando un disabile diventa maggiorenne, automaticamente basta, non ha diritto più a contributi, non ha diritto più a niente. E appunto, io ci ho tenuto anche ora a poter parlare, perché stamani non mi è piaciuto né a me né agli altri genitori. Ci siamo sentiti presi per il culo, scusatemi la volgarità, perché fare il cappello su una cosa del genere è bruttissimo. È bruttissimo. E il presidente Rossi si dovrebbe vergognare, perché io qui carta canta, che danno prima i contributi, poi li levano, poi li ridanno. Io la chiamo la coperta troppo corta, la tirano di qua, la tirano di là, ma poi la paghiamo sempre noi, va bene, i nostri figli. Allora, io mi auguro che, appunto, io ora questi documenti li do al portavoce regionale Giacomo Giannarelli, che mi aiuterà, perché questo è il Movimento 5 Stelle. Prima io non lo potevo fare col PD, tanti discorsi, tante pacche sulle spalle meravigliose che non mi sono mai servite a niente, né a me né a mio figlio. Ora io darò questi documenti a Giacomo Giannarelli, che porterà la voce non solo mia, perché io parlo a nome degli altri genitori, sia chiaro, mi assumo questa responsabilità. E quindi Giacomo, spero che appunto porterà la nostra voce in regione. E grazie di avermi ascoltato, perché è una cosa veramente brutta sentirsi prendere in giro. Io sono una mamma e devo stare dietro a mio figlio, va bene? Buona giornata a tutti, grazie. Grazie mille, Rosa.